Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata dal colore di retrocomputing parleremo del perché potrebbe essere utile collezionare un Mac mini motorizzato da CPU Intel i2. Una frattura tecnologica in un assortimento determina una sua mutazione. L'introduzione di una nuova tecnologia oppure la sostituzione di una piattaforma di calcolo con un'altra porta con sé appunto una rottura tecnologica che si riverbera nelle linee di prodotti quanto nella storia commerciale di un'azienda, a maggior ragione di un'azienda di computer, ancora di più in un'azienda quale Apple. Diventa quindi significativamente importante il nuovo hardware, quanto prende importanza l'ultimo dei moicani, ossia il modello precedente prima della modifica. Questo in linea generale. In prospettiva storica potrebbe essere quindi utile, a mio avviso, mettere da parte o collezionare un Mac mini motorizzato da Intel i2, in quanto appunto hardware di frattura. Dimostrazione evidente dell'abbandono delle CPU PPC RISC-G5. Ora, se avete collezionato dei G5 Tower, a maggior ragione ha senso collezionare un Mac mini con Intel i2. Non serve collezionare un Mac mini motorizzato RISC, in quanto non è l'ultimo Apple motorizzato da CPU RISC, ma Full Tower G5 Dual Processor Quad Core da 2,6 GHz, l'ultima macchina. Un tempo, solo pensare che mamma Apple fosse motorizzata da CPU Intel era quasi una bestemmia tecnologica. CPU Motorola della famiglia 68000 CISC e poi CPU RISC del consorzio IBM Motorola Apple si contrapposero all'architettura CISC di Intel. Oggi non è più così, e l'Apple produce e si rifornisce di CPU da Intel e nemmeno dalla AMD, che a mio avviso la dice lunga sulla posizione commerciale e tecnologica scelta da Apple. A parte questo, per le ragioni storiche appena enunciate poco sopra, a mio avviso potrebbe essere utile recuperare in usato un Mac mini Intel i2, essendo una delle prime macchine Apple, se non la prima, a portare CPU Intel, peraltro appunto con doppio core per il calcolo parallelo. Però il doppio core era incapsulato all'interno del chip monolitico e quindi senza doppi processori. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.